Ciao Emma, come va? Molto bene, Tutto bene. Senti, ci siamo viste a Malta, mi racconti proprio all'inizio come sta, perché noi ci siamo viste prima dell'evento, volevo esatto. capire che emozione hai provato invece a salire su Allora, quel palco. abbiamo visto prima dell'evento, stata nella mattina, e quel giorno è stato meraviglioso, veramente. E ho cantato a MTV Malta, I Love MTV Malta, e è stata un'emozione grande per me, perché ho cantato e suonato davanti a praticamente 40.000 persone, e il fatto che ho cantato nel mio paese a un concerto così grande è stata fantastica e lo ricorderò per sempre. È Ok, stato meraviglioso. va bene, adesso tutti i fan stanno aspettando il tuo album, finalmente. Cosa mi puoi dire di questo album che uscirà, che si intitola Moments, diciamolo? Esatto, allora Moments è il titolo del disco, e dentro ci sono i momenti diversi della mia vita, dall'inizio fino ad ora, momenti diciamo più importanti. C'è una canzone anche che si chiama Moments, ovviamente per questo l'ho chiamata il disco Moments, e ci sono tante cose diverse, per esempio parla sull'amore felice, amore distrutto, amicizia brutto e amicizia vera anche. Sì, si parla sulla mia vita. La musica rappresenta praticamente tutto di me, è la mia vita. E io scrivo con il piano perché suono il pianoforte da tanto tempo. 10 anni e la musica è molto importante per me, non solo il suono ma anche le parole. Io scrivo con emozione, con l'esperienza della mia vita, e ho vissuto tante esperienze diverse e spero che posso aiutare qualcun altro nelle stesse posizioni di me. Io credo che c'è qualcun altro che sta vivendo la stessa emozione che io ho passato. Ok, questo album arriva dopo l'esperienza in un talent. Cosa ti ha lasciato di bello l'esperienza ad amici? Cosa hai imparato, insomma? Allora, ad amici ho imparato tanto di me stessa e anche sulla musica. Sono cresciuta tanto e mi sento più libera, più me stessa. Ho tirato fuori tanta emozione che prima non ho lasciato dentro. E tante persone mi hanno aiutato in questa esperienza, specialmente i professori e i miei amici lì, ad amici. Ho scritto la prima canzone del disco 2 anni fa, che si chiama Alone, e parla su di me quando ho sentito da sola nel mondo, ho sentito il mondo che crolli addosso, e mi ha lasciato praticamente un'amica. Fino ad ora ho scritto l'ultima canzone, in questi mesi ad amici, sì, sono molto contenta con il mio percorso. Ultima domanda, tra un po' incontrerai, immagino, i fan italiani in giro, cosa provi? Sei emozionata? Ti hanno supportato tantissimo durante l'esperienza d'amici? Allora, io apprezzo tantissimo il supporto da tutti i miei fan italiani, anche i maltesi, ma specialmente italiani perché sono qui in Italia e siete bellissimi, tutto il vostro amore, e vi voglio tanto bene veramente, e non vedo l'ora di abbracciarvi, e ci vediamo tra poco ai miei in store, quando faccio girare l'Italia. 6 luglio inizio a Roma.